Senatrice Giusy Versace ha raccontato in aula qui a Palazzo Madama l'emozione di aver rappresentato il Senato a Parigi per le Paralimpiadi. Con quali sensazioni si porta dietro? Ma intanto sono stata felice di farlo in duplice veste, da atleta paralimpica e da vicepresidente della Commissione Cultura e Sport del Senato. Devo dire che sono felice del fatto che tutti i componenti della Commissione avevano votato all'unanimità per questa missione. Non era scontato neanche che fosse autorizzata, quindi mi sono sentita anche grata e onorata di essere investita in qualche modo, no, di questa fiducia del presidente Marti e poi anche il presidente La Russa che ha autorizzato la missione. Penso che sia stato importante segnalare a tutto il mondo paralimpico la vicinanza di un'istituzione come il Senato. Sono anche felice che questa missione sia stata l'opportunità di confrontarmi su temi importanti, su dossier che condividiamo anche con il Senato francese. Ho incontrato il presidente Lafont che mi ha raccontato un po' anche in Francia quelle che sono le criticità legate al disagio giovanile, alla questione degli insegnanti, delle scuole, ma quanto loro investono in cultura e sport. E quindi confrontarsi sicuramente ci aiuta anche a portare a casa materiale in più per operare anche meglio e con più motivazione. E è stata anche l'opportunità per raccontare pure le nostre pratiche, i nostri dossier. Ci siamo confrontati a lungo anche sull'importanza di investire nello sport e nella cultura, grazie all'accoglienza e al tempo che mi ha dedicato l'ambasciatrice a Parigi, come anche il presidente, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura. È stata anche l'occasione per incontrare, per confrontarsi sulle importanza di sostenere il mondo sportivo del ministro Abodi che era proprio lì a Parigi. Devo dire che sono stata anche felice, poi in modo particolare se vogliamo, di entrare al Stade de France perché quella pista d'atletica mi ha fatto un po' ritornare indietro nel tempo, quindi ho avuto un mix di euforia e nostalgia, ma al tempo stesso di grande gratitudine perché ero felice di essere lì così in duplice veste, di confrontarmi col presidente Pancalli, ricordando il totale supporto non solo delle istituzioni, ma tutto quello che è il nostro potere per sostenere il mondo dello sport e ancora di più il mondo paralimpico.